Buonasera a lei. Posso aiutarla? Lo spero proprio. Mi chiamo Scott Shelby, investigatore privato, e indago sull'assassino dell'origami. Vorrei farle qualche domanda. Mio figlio non c'è più, signor Shelby. Non ho altro da dire. Anch'io ho perso qualcuno. So quello che prova. E allora capirà che non voglio parlare di questa storia. L'assassino ha rapito un'altra vittima. Un bambino di 10 anni. Come suo figlio Reza. Ho solo 4 giorni prima che trovino il suo corpo in qualche zona dismessa. Nessuno ha fatto niente per salvare mio figlio. Ora, se non le spiace, può anche uscire. Ha degli inalatori. Sono senza. E almeno non me ne vado di qui proprio a mani vuote. In fondo al negozio, a destra. Grazie. Buonasera. Stava cercando qualcosa in particolare? Dammi tutto quello che hai. E non fare cazzate. Apri la cassa, stronzo. I soldi sul bancone. Ma sei sordo? La vuoi aprire quella cassa del cazzo? No, signore. Non ha il diritto di portarmi via questo denaro. Ho lavorato sodo per guadagnarlo. Non può farlo. Non girarti. Non girarti. Vai tu! Vieni qui! Ti ho detto di venire qui! Fermo! Sulle mani! Su quelle cazzo di mani lo sparo! Niente panico, restiamo calmi. Nessuno vuole farti del male. Ora noi ce ne stiamo tranquilli e tutto andrà per il meglio. Tutto a posto. Tutto andrà fottutamente a posto. Ascolta, non ne vale la pena. Metti giù la pistola e vattene. Vuoi darmi un consiglio? Te lo do io un cazzo di consiglio! Io mi chiamo Scott. Tu che mi dici? Come ti chiami? Andrew. Mi chiamo Andrew. Hai qualcuno che ti sta a cuore? Una ragazza? Una famiglia? Sì. Ho una figlia. Ho una figlia. Si chiama Jessica. Cosa penserebbe Jessica se ti vedesse qui? Chieditelo. Che le accadrebbe se tutto andasse storto? Ora fai la persona ragionevole, metti via la pistola ed esci con calma dal negozio. Io e il mio amico qui ci dimenticheremo tutto e tu eviterai di mandare a puttane la tua vita. Che ne dici? Grazie infinite, signore. Chissà cosa sarebbe successo se lei non fosse stata qui. Almeno non sono venuto per niente. Arrivederci. Quando mio figlio Reza scomparve, ricevetti una lettera con la chiave di un armadietto. Dentro l'armadietto trovai questa scatola. Non riesco a capire cosa significhi, ma deve essere una specie di messaggio dall'uomo che ha ucciso il mio Reza. Posso? La prego, prenda questa scatola, potrebbe tornarle utile. Non mi ha aiutato a salvare Reza, ma forse aiuterà lei a trovare l'altro ragazzino.
Signor Shelby? Stavo incominciando a pensare che non ci fosse nulla di buono in questo posto. Evidentemente mi sbagliavo.